Abbiamo una soluzione per diminuire l'anidride carbonica ed è usare le piante. Dovremmo, ci sono i calcoli, ci sono i modelli, ci sono gli studi, e io sono, è da qualche anno che cerco di convincere chiunque della bontà di questa soluzione, purtroppo con risultati scarsissimi. Noi dovremmo piantare fra i 1000 e i 1200 miliardi di alberi. Ora, capisco che è un numero spropositato, però il problema che abbiamo è ancora più spropositato. Questa è la questione. E poi questo numero non è così spropositato, non è così fantasmagorico. Uno potrebbe dire, beh, come? Chiaramente dovrebbero essere, fra qualche mese c'è la COP26 a Glasgow, invece di stare a parlare di stupidaggini del tipo entro quando bisogna passare da Euro 6 al trasporto elettrico, eccetera, eccetera. Ma credetemi, non perché queste cose non siano importanti, sono importanti, sono fondamentali, perché noi dobbiamo ridurre le emissioni dell'anidride carbonica, ma non sono risolutivi, anzi, hanno un impatto prossimo allo zero sulla quantità di anidride carbonica dell'atmosfera. Si dovrebbero riunire e dovrebbero dire: dobbiamo piantare 1200 miliardi di alberi, dividiamoci fra noi.